Le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Tanto lo sguardo non è più uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la posso portare. Piace Daniele, Battisti, Lorenzo, Villa di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, al nostro risveglio deve essere lì. Perché io dormo, quando io parlo e quando io rido, quando io piango, quando io dormo, quando io parlo, quando io rido e quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere e fare l'amore. Sono tante le cose in comune che fare un elenco, ci vogliono almeno 3 ore, ma allora cos'è? Oggi puntata dedicata a un testo meraviglioso. L'autore del testo è Daniele Silvestri. Daniele Silvestri è un artista ormai sul palco da diversi anni, che ha avuto un ottimo successo e che ha un gusto veramente sopraffino nello scrivere le canzoni. Quella di una delle canzoni sue che io amo maggiormente è Le cose che abbiamo in comune, che è appunto il testo che vado a raccontarvi oggi e eventualmente dopo, ovviamente, a cercare di capire il significato. Ma leggiamo intanto questo testo che è bellissimo, con un'idea strepitosa, perché già il fatto che dica, parte così. Le cose che abbiamo in comune sono 4.850, esageratissimo. Le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60. Rima stupenda, ma poi bellissima questa cosa, ma dai, sei anche tu della mia stessa età. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, perché vanno perfettamente d'accordo. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Frase meravigliosa. Ricomincio, riprende. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quando lo stereo la posso portare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci e il nostro risveglio deve essere lì. Perché quando io dormo, qui attenzione, questa è l'idea, idea formidabile. Qui viene proprio qui vedi la genialità di Silvestri. Perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi. Questa è l'idea sconvolgente che veramente rende il testo una grande novità, il fatto che dica alla fine quando io piango tu ridi, per cui c'è qualcosa su cui riflettere. Le cose che abbiamo in comune, ricomincia, sono così tante che quasi spaventa, entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30, qui decide la fascia di età.
Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere e fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune, che a farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora, attenzione, cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che prima l'hai detto. Dicevi, ma guarda, lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso bracchetto che un vino. E ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate, poi l'emozione di quel primo bacio, come quello che vedete alla frase riportata alle mie spalle. Le labbra precise, perfette, incollate. Guardate ragazzi, qui c'è non solo un fatto di rima bellissime, bellissime, perché c'è tutto, è così musicale anche questo testo, non sentite come scorre, come viaggia, eppure ogni frase c'è un'idea dentro, abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. È fantastico. Allora ti chiedo, perché lui si domanda, ma come mai c'è qua? Perché lei continua a mettere in dubbio, perché se lui fa queste domande, evidentemente lei non è convinta, nonostante le cose in comune siano 4.850. Ma allora ti chiedo, non è sufficiente? Cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, eccetera, 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 e quando arriva, quando io piango, tu ridi. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora, a me è bastata un'ora. Le conto da sempre, e le cose che abbiamo in comune, le conto da sempre, sono 4.850. Da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60. Insomma, ragazzi, sì, puoi chiudere naturalmente con il ritornello, quando io dormo tu dormi, quando io piango tu ridi. Allora, diciamo che chiaramente è un testo d'amore, ma la singolarità di questo testo è che non c'è solo la bellezza fra connubio, cioè il legame fra musica e parole, ma è molto coinvolgente da un punto di vista emotivo, perché dice talmente tante cose. Tante sempre, che sembra quasi un parlato, ma in effetti è cantato. Ma la cosa più forte è proprio il fatto che risulta facilissimo comprendere il significato di tutto di questo testo, perché è evidente che lui, quando comincia, le chiede: ma scusa, ma tu, con tutte le cose che abbiamo in comune, ancora non sei convinta di noi. Comunque, insomma, ragazzi, io credo che sia una delle canzoni più non solo geniale da un punto di vista estetico del testo, del concetto, ma anche proprio come è scritto. Volevo dirvelo, volevo raccontarvi questo testo, l'ho fatto, mi sono tolto un vero piacere perché Silvestri non è solo un grande artista, ma anche veramente anche uno che interpreta in un modo geniale le canzoni che scrive. Ciao! Cosa ti serve ancora? Ammazza, ma come fate a saperla? Non eravate neanche nati molti di voi. A me è bastata un'ora. Cose che abbiamo in comune, ricordi sei tu che per prima l'hai detto, dicevi ma guarda le stesse patate, lo stesso traghetto. Le labbra precise, perfette, incollate, abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. E allora ti chiedo, non è sufficiente? Che ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, quando io parlo, quando io rido, quando io piango, quando io schisbio, quando io scadulbio, quando io frasbio, le sanno tutte. Allora cosa?
cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Al basso elettrico, Gabriele Lazzarotti.